Giacomì, ti ricordi la prima volta che sei venuto in barca con me? Avevo tirato su il pesce troppo in fretta e per poco non faceva a pezzi la barca. Per poco non ci rimanevi. Immagino lo spavento di mia mamma. Tua mamma non seppe niente. E mai lo deve sapere, eh? Altrimenti non si fida più di me. È strano però. Cos'è che è strano? Io non ricordo di essermi mai sentito in pericolo qui. Anzi, se faccio qualche lira in più da questa pesca vado e le compro un biglietto della lotteria. Le lire servono per la fame, non per comprarsi la fortuna. Mi di rimanere concentrato per domani, che è la prima volta che esci in mare da solo. Ti ho mai raccontato di quando ho pescato il mio pesce spada più grosso? Non mi pare. Cosa è successo? Quei pesci lì girano sempre in coppia. Il maschio aspetta sempre che sia la femmina a mangiare per prima. E fu così anche quel giorno. La femmina ingoiò l'amo e cominciò a lottare, disperata, nel panico, finché non rimase senza forze. Il maschio non la lasciò sola neanche per un attimo. Incrociava la lenza e le girava attorno, disperato anche lui. C'è stato un momento che si agitava tanto che ho pensato che stesse per spezzare la lenza con la coda. Poi sono riuscito a portare sulla femmina e a finirla a colpi di mazzate. E sai cosa fece lui? Uscì fuori dall'acqua, fece un salto per vedere dove era finita la sua femmina. È stata la cosa più triste che abbia mai visto. Io non voglio vivere così però. Dico. Mangiando dal piatto degli altri. A volte va così. Non sono sicuro di voler partire domani. Giacomì, tu devi partire. Non hai scelta. Devi portare la tua barca nei mari più pescosi. E ricordati che insieme a quella barca che naviga sulle onde ce ne sarà un'altra. E quella barca sei tu. La prima ti darà esperienza e cibo, ma la seconda ti farà arrivare dove vorrai tu. E io voglio giocare nel Cagliari.